Vi ringrazio per la presenza così numerosa, che è testimonianza di affetto non solo verso Madre Margherita, che è la protagonista del volume che andremo a presentare, ma anche verso tutto il corpo a cui appartiene e di cui siamo fiere. Cedo subito la parola per una breve introduzione di saluto alla nostra superiora generale, Suora Anatolia Maceroni. Oddio, sto chiaro. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Sono trascorsi quasi 3 anni da quando è emerso il desiderio di ricordare la nostra consorella, Madre Margherita Pascalizzi, che nella sua lunga vita ha operato con instancabile determinazione a favore di questo istituto, promuovendo la diffusione della figura e del carisma di Santa Filippa. Ne è nato il progetto di dedicarle un volume per ricordare lei e insieme a lei ripercorrere le vicende attraversate dall'istituto nel suo recente passato, così da raccogliere l'eredità bella lasciataci da Madre Margherita e incamminarci con slancio rinnovato verso il futuro. Nonostante i disagi procurati dalla pandemia, il volume è venuto alla luce lo scorso mese di dicembre, grazie alla generosità della Fondazione Varrone di Rieti, che lo ha finanziato, e alla disponibilità di Padre Alvaro Cacciotti, che lo ha accolto fra le pubblicazioni della Edizione Biblioteca Francescana. Ringrazio anzitutto di cuore il presidente della Fondazione Varrone, Antonio D'Onofrio, Padre Alvaro Cacciotti, direttore della casa editrice Biblioteca Francescana, e la sua collaboratrice, la dottoressa Maria Melli, che ha lavorato con grande dedizione e professionalità alla redazione del volume. Ringrazio anche Suor Francesca Zambelli, che ha curato il volume con la preziosa collaborazione del professor Tersilio Leggio e di Roberto Marinelli. Ringrazio il nostro vescovo di Rieti, Monsignor Pompili, e il sindaco di Petrella Salto, Gaetano Micaloni, per la loro presenza e per il saluto che ci rivolgeranno. Ringrazio anche le altre autorità civili presenti, i sindaci del Cicolano. Ringrazio il presidente della provincia, Maliano Calisse. Ringrazio il maresciallo Antonio Recchi della stazione dei carabinieri di Petrella Salto e le altre autorità. Ringrazio tutti coloro che hanno risposto all'invito di dare un contributo a questo volume, offrendoci il ricordo di Madre Margherita. Ringrazio il professor Grado Merlo, professore emerito di storia del cristianesimo all'Università di Milano e presente uscente della Società Internazionale di Studi Francescani, per l'attenzione riservata a questo volume e per la presentazione che ci offrirà. Infine, mi permetto di ricordare alcune persone che avevano a cuore di poter partecipare a questo evento e che il Signore ha chiamato a sé: Franco Leoncini, Monsignor Lorenzo Chiarinelli e Don Daniele Muzzi. E un grazie particolare anche a tutte le ex collegiali. Grazie a tutti voi presenti e buon ascolto. Chiamo fra noi l'ingegner D'Onofrio, che è colui che ha promosso il finanziamento del volume. Buongiorno a tutti. Non sono ricco, sono un amico di Madre Margherita, questa è la verità, nel senso che l'ho conosciuta in occasione del libro e devo dire mi ha meravigliato, perché un personaggio così contemporaneo come Madre Margherita qui nel nostro territorio non l'avevo ancora conosciuto. Quella foto di Madre Margherita in macchina è l'emblema della novità,
è l'emblema dell'interesse, dello spirito di iniziativa, è quello che probabilmente, se fosse una malattia per Rieti, sarebbe bene per tutti. Io mi auguro che quella malattia che aveva Madre Margherita di fare, di aiutare la gente, di tirare fuori in una situazione difficile come questa, come c'era in questo territorio, dovrebbe essere lo spirito di tutti noi in questo momento dove la ripartenza è obbligatoria, e se non la facciamo in questo momento è difficile che troveremo un altro momento per fare questo. Non c'è un tema in sono un nuovo amico e quindi non voglio parlare delle cose di Margherita, ma non c'è un tema che Madre Margherita ha sollevato che non è ancora oggi attuale. L'aiuto per i poveri, l'aiuto alle donne, è tutta roba avanti, non è roba indietro, ed è l'obbligo che noi abbiamo oggi, è quello di guardare avanti. Quindi io ringrazio anche Madre Margherita per avermi fatto scoprire in questa zona e in questo territorio una novità, un'accelerazione nei processi del fare che non è comune. Da questi incontri fortuiti nascono poi cose importanti. Mentre vi racconto un fatto personale che certo non va per la mia competenza su Madre Margherita, ma è quello che è successo, e quindi con la stessa semplicità ve lo racconto. Sfogliando il libro ho visto i quadri di De Chirico, non conoscevo nemmeno questo, non conoscevo che ci fosse questa quantità di opere d'arte meravigliose qui nel monastero, e quindi parlando con la madre ho detto: ma io voglio partecipare. Nell'altra riunione a Rieti c'era un tale consenso, una tale pace nei confronti delle attività che aveva fatto Madre Margherita, e chi le raccontava proprio come un fatto di casa, che mi sono sentito coinvolto, anzi mi sono sentito fuori, e quindi ho voluto dare un contributo a questo. Ho detto: ma facciamo una mostra per mettere in mostra proprio le opere che erano qui al Ministero. Poi non erano così tante come quelle che ci aspettavamo, e quindi abbiamo chiamato la Fondazione De Critico. Devo dire che qui c'è il massimo rappresentante, tra l'altro oggi, proprio per l'affetto che evidentemente De Chirico ha ancora per questi spazi, e con lui in un tempo ridicolo, perché sono passati 2 mesi, è venuto fuori una mostra incredibile dove sono esposte quelle opere che mancano qui al monastero, e dove io spero siano un richiamo anche per il monastero e per l'attività che il monastero potrà fare. Quindi grazie a voi, e non a me, di aver pubblicato il libro, perché mi avete fatto conoscere una realtà meravigliosa e delle monache che sono veramente uno spettacolo. Grazie a voi. Cediamo la parola adesso al nostro vescovo Domenico Pompili, che è il pastore di questa diocesi e che è di casa e che ha conosciuto bene anche Madre Margherita. Che sarebbe molto contenta nel vedere questa sala affollata, e sicuramente dove attualmente si trova avrà modo di condividere la nostra gioia, perché la sua opera, anche attraverso questo libro, può essere in qualche modo raccontata a quelli che verranno. Ed è un'opera, quella di Madre Margherita, che voi conoscete benissimo, essendo state in qualche modo coinvolte o come consorelle o come allieve, e che ha una caratteristica unificante, cioè la fede che diventa cultura, ma non nel senso astratto del termine, la fede che diventa educazione, la fede che diventa ascensore sociale, la fede che diventa il coagulante di una comunità frammentata, dispersa, come quella del Cicolano. Perciò penso che sia veramente da esprimere ancora una volta grazie a questa donna che è nata in questa terra per essere stata credente e credibile come pochi. Grazie. Grazie sempre per la sintesi puntuale. Invitiamo il sindaco di Petrella Salto, Gaetano Micaloni, anche lui
nel contesto del nostro territorio, sempre molto presente accanto all'istituto e vicino a Madre Margherita. Grazie e benvenuti, benvenuto a tutti, autorità, ma soprattutto alle suore di Santa Filippa e al presidente D'Onofrio che ha avuto questa brillante idea di dedicare un libro a Madre Margherita. Io, per evitare di commuovermi, perché poi quando parlo di Madre Margherita effettivamente ho qualche modo di commozione, per cui mi sono scritto alcune cose che mi auguro di riportare con scioltezza. Suor Margherita è stata una vera figlia del Cicolano e sull'insediamento e la devozione a Santa Filippa, insegnamento e la devozione a Santa Filippa Mareri, ha saputo costruire straordinarie opportunità di crescita del monastero inserito nel tessuto sociale del Salto Cicolano. Tutto ciò le derivava dalla grande fede e dallo slancio verso il prossimo e dalla sua capacità di attrarre tante persone. Aveva lo sguardo acuto che sapeva guardare anche oltre l'orizzonte, sapeva sognare ma con i piedi per terra. Era sempre impegnata a progettare e costruire opportunità di crescita morale, religiosa, culturale e sociale per le consorelle e per tutta la comunità del Salto Cicolano, per il contesto provinciale, nazionale e anche oltre. Vedi la missione in Albania. Una cosa che mi ha ulteriormente sorpreso è stato scoprire che aveva anche uno straordinario intuito innovativo. Suor Margherita, ho scoperto che è stata responsabile del gruppo d'ascolto a Borgo San Pietro nell'ambito del progetto della importante esperienza della didattica a distanza già nel 1958. Io avevo 5 anni. Esperienza vissuta per 6 anni che ha contribuito all'alfabetizzazione del paese con trasmissioni di telescuola trasmesse in diretta dagli studi della RAI e partecipando anche alle lezioni tenute da Alberto Manzi. Noi oggi purtroppo solo con l'avvento della pandemia abbiamo scoperto la didattica a distanza e lo smart working. Suor Margherita è stata figlia e è diventata madre. Madre che ha saputo tracciare sentieri da percorrere ed ha lasciato un patrimonio importante da difendere e custodire per il monastero e per la nostra comunità. Grazie, Madre Margherita. Un ultimo intervento di saluto lo chiediamo a Padre Alvaro Cacciotti, frate minore, stimatissimo dalla Madre Margherita e che gli era legata da un'amicizia di diversi anni. Mi ha sempre rimproverato, ogni volta che la vedevo aveva qualcosa da rimproverarmi e la sento ancora così. Conosco un po' della situazione di Rieti dal lontano 1974 più o meno, con gli scritti di Sacchetti Sassetti, sindaco di Rieti, aneddota francescana riatina, e da quella guida di Terzi, no, sui santuari francescani. E da allora in poi ho sempre percepito che Rieti è un territorio straordinario, almeno per quello che interessava a me, allora ero il più giovane, no, dell'impronta, dell'eredità, della presenza del francescanesimo. E quando ho conosciuto Margherita, non vi racconto come, se no faremo notte, bene, quando ho conosciuto Margherita, quello che
appariva dai testi, dalla storia come traccia non quasi mai ben valorizzata, era lì, era in quella persona lì. Rieti, e ne facemmo poi un convegno nel 2017, le sperimentazioni storico-religiosi del Reatino e della Sabina, sono stati un territorio di sperimentazione religiosa straordinario, per vari motivi: vicino Roma, le famiglie nobili di Roma, la vicinanza con il papato, tante altre ragioni, presenza di uomini santi straordinari che hanno inciso nel territorio. Tutto questo non era solo materia di recupero e scavo storico, Margherita era quello, con una caparbietà e un'intelligenza unica. E quindi io, quando con degli amici in comune, le suore, Tersilio, ricordo, Roberto, prima della pandemia ci siamo trovati dietro l'invito delle suore, come dedicare a Margherita qualcosa, abbiamo pensato questo volume che io sono stato felicissimo di accogliere nella nostra collana. Ci andava veramente bene, anche perché era iniziato da parecchio, già nel 2003 se non ricordo male, dedicammo proprio il primo vero serio convegno scientifico a Santa Felipa, no? E quindi sotto questo punto di vista c'era stato un continuo, e dovevamo questo a Margherita, perché i miei frati che io ho conosciuto, uno mi ha accolto all'ordine, non so, qualcuno lo ricorderà almeno i nomi, padre Nicola Cerasa, padre Germano Cerafogli, che mi raccomandavano sempre di tener presente questa storia, e Margherita, dato che loro gliel'aveva detto, mi rimproverava di conseguenza che io non lo tenessi abbastanza presente. Sono dunque felicissimo, era un dovere per noi. Io spero solo che questo volume sia anche per la sua parte un volano per questo territorio che deve mirare più in alto. C'è un'impronta propria di religiosità, soprattutto di francescanesimo, di cui tutti noi dobbiamo esserne più consapevoli e agire di conseguenza, con somma responsabilità e anche con un po' di intelligenza. Quindi ringrazio tutti, non ve la faccio. Poi alle suore racconterò come ho conosciuto Madre Margherita, che è un po' di curiosità c'è. Bene, grazie, buona giornata. È curioso e molto bello l'aneddoto di conoscenza fra padre Alvaro e madre Margherita. E ora cediamo la parola al professor Grado Giovanni Merlo, che presenterà il volume. Il professore è emerito di storia del cristianesimo all'Università di Milano e presidente della Società Internazionale di Studi Francescani. La conoscenza con lui è arrivata grazie a un desiderio della madre di Suor Anatolia, che nasconde dentro di sé un amore per la storia, per lo studio del passato meglio, e ha favorito me in questa opportunità chiedendomi di approfondire gli studi francescani, per cui nell'ambito di un seminario organizzato dalla Società Internazionale ho avuto modo di incontrare il professore e di intercettarlo anche per questa opportunità, per questa occasione. E mi piace dire e presentarlo non come un intellettuale, ma come uno studioso del passato, così lui ama presentarsi. E l'occasione di questo volume non è solo ricordare e in qualche modo celebrare il ricordo di Madre Margherita, a cui siamo veramente molto grate, ma anche effettuare una rilettura, come ha detto la madre, del passato recente dell'istituto, per scoprire che ogni cosa è illuminata dalla luce del passato e quindi anche il nostro presente. Cedo a lui la parola e lo ascoltiamo con curiosità e interesse. Grazie. Innanzitutto, poche informazioni su Margherita, per chi non l'avesse conosciuta, per chi non ne avesse sentito parlare. Margherita Pascalizzi nasce
e adopero il presente storico apposta, il 18 ottobre del 1942 in la località che voi conoscete, che è Varco Sabino o Poggio però nel comune di Varco Sabino. Noi andiamo nelle frazioni, per carità, in Italia, come noto, anche l'ultima frazione è l'ombelico del mondo, e quindi diamo a ogni frazione quel che... L'ho detto apposta perché sapevo di suscitare questa vostra reazione positiva. Margherita si chiamava Flora e all'età di 15 anni sale sulla barca, attraversa, percorre il lago del Salto sulla zattera del traghettatore, come scrive qualcuno nel testo, e giunge qua. Non è l'unica tra le suore che allora erano già monache, tra le monache che hanno preso la barca. Ma la prima cosa che deve colpire, che ha colpito me, ormai essendo sul viale del tramonto vicino al transito, che aveva 15 anni. Ho conosciuto casualmente un'altra suora, delle attuali suore francescane di Santa Filippa, che ha attraversato il lago anche lei qualche anno dopo e aveva 12 anni. Ecco, questo è già un motivo di riflessione per tutti. Oggi vi immaginate una bambina di 12 anni che va dai genitori e dice: io voglio andare a Borgo San Pietro a fare la suora. La mandano dallo psicologo, perché come sapete ormai chi valuta la vocazione di preti, frati e suore sono gli psicologi. Questo per dire che l'ambiente sociale è totalmente cambiato. E guardate, se poi voi interrogate suore, frati, preti che sono entrati in un ordine religioso o nel clero a quelle tra i 10 e i 15 anni, raramente trovate qualcuno che dice: mi sono sbagliato. C'è un nostro amico frate cappuccino che si chiama Luigi Pellegrini, che si fece frate, che entrò fra i frati a 14 anni e ancora oggi rivendica questa sua decisione consapevole. Adesso uno non può andare a lavorare fino a 16 anni perché deve fare non si sa perché, insomma. Chi ha meno di 16 anni è un poveretto, è uno incapace, immaturo. Sono cose su cui dovremmo pensare con molta, molta calma. E un'altra cosa interessante è che per venire a San Pietro il padre di Flora le costituì, e adesso dopo il passato remoto apposta, la dote per entrare in monastero, e vendette un castagneto. Poi il babbo di Flora morì vittima del lavoro, credo, per i lavori che si stavano facendo. Ebbene, capite cosa vuol dire costituire la dote per una figlia che va in monastero, di famiglia non aristocratica o capitalista o borghese, una famiglia di rurale,
qui non si può dire campagna perché qui non saprei definire bene il paesaggio, ma montagna non mi sembra, colline neanche, comunque di ambiente rurale non cittadino. Questa consapevolezza, nonostante tutto quanto, dei genitori che venire a San Pietro, diventare suora, anzi come disse lei, secondo la testimonianza, quando parlò suo padre, io mi sono commosso, io capisco il sindaco che poteva commuoversi, ma in questo testo pare che la bambina Flora andasse da suo padre e gli chiese se poteva fare la suora. Mi fai suora. Una cosa veramente meravigliosa che indica anche i livelli di maturità molto diversi fra un tempo e oggi, anche se oggi siamo noi vecchi che consideriamo i bambini immaturi. Io vi garantisco che ho una nipotina di 10 anni che ha un'autonomia, una volontà, che ogni tanto porto dalle suore in visita con gli amici che mi dicono: ma se porti tua nipote a 10 anni, a 9 anni, 10 anni dalle suore, finisce che farà la suora. E io rispondo: magari, perché sarebbe una scelta matura, sarebbe una scelta di vita importante. Non è non so cosa fare, vado a fare la suora, o non so cosa fare, vado a fare il frate, non so cosa fare, vado a fare il prete, o altri mestieri possibili, no? Fare, diventare monaca, diventare suora è una scelta importante, tanto più oggi che mi permette il caro vescovo di Rieti, persona veramente straordinaria, di dire che le grandi novità nel mondo cattolico romano le possono portare le donne, perché gli uomini sono consunti, gli uomini sono diventati dei modelli stanchi, non inventano più niente. Dalle donne c'è la possibilità di prospettive nuove, di cieli nuovi, di paesaggi nuovi. Ecco, per la generazione di Margherita e delle generazioni immediatamente, successiva, farsi suora, farsi monaca, partendo dalla loro realtà sociale, era un atto di promozione sociale, ma non egoistico. Era la possibilità di vivere una vita diversa da quella dei propri antenati. Era la possibilità di conoscere, di studiare. Studiare non era una penitenza. Studiare era una promozione. Come mi diceva mio padre quando ero piccolo, io ormai posso essere un esempio anche piuttosto tardo, ma mi diceva quando io mi ero stufato di studiare, come capita a tutti, ai 15-16 anni, mi diceva: Grado, ricordati che studiare è meglio di lavorare. Allora, per queste ragazze che arrivavano da questi paesi di sommità affascinanti, venire qui era scoprire un modo anche di essere presenti, vivi, utili. Era un modo, nonostante che ci fosse la clausura, era un modo di essere vivi, di sperimentare strade nuove. Allora Margherita entra nel 42, ottobre, e nel novembre 44 c'è il primo rito di vestizione. A marzo del 46 la professione temporanea, al 28 settembre del 49 i voti perpetui. Prima di diventare abbadessa, come si diceva allora,
passarono parecchi anni e diventò abbadessa nel 71. Ma 71 meno 42 mi sembra che faccia 39 anni. No, è giusto? Per 39? Boh. Quanto? Ma comunque fa lo stesso, fate i conti voi. Rimane abbadessa 13 anni fino all'84 e poi nell'84 diventa madre generale. Questo cambio di nome non derivava dal Concilio Vaticano II, derivava dai mutamenti istituzionali che erano avvenuti e stavano avvenendo nel frattempo. Ed è il tempo in cui matura la nuova presenza del monastero di San Pietro o di Santa Filippa, chiamatelo come volete, rispetto alla realtà. Molta gente che è qui presente, soprattutto le donne, molte sono passate anche qui o come orfane o come studentesse o come ospiti che imparavano il taglio e cucito, o passare dalla stretta clausura a un'azione sociale, socio-religiosa di quel tipo non era da poco. Ma credo che Margherita, oltre a formare se stessa, fosse molto disponibile, almeno quanto letto, a formare anche le sue sorelle, consorelle, perché potessero rispondere a un'esigenza femminile straordinaria, no? Allora, c'è un testo che non so quanti conoscono, comunque chi adopera quegli strumenti infernali che sono il computers, l'iPad, iPhone, ping pong, tutte robe lì, su un'altra roba che si chiama, ormai parliamo come gli ottentotti, YouTube, non so, c'è un filmato nel quale c'è Margherita che parla con una fermezza, i suoi presunti o veri rapporti con il vescovo Massimo Rinaldi, e ha 88 anni lei. È il 28 febbraio del 2015, quindi 2 anni prima della sua morte. È un piacere infinito sentire una donna piccolina, ma i piemontesi dicono galinga pula sempre nana, galinga nana sempre pula, cioè la gallina piccola è sempre un pollastro, no? Con una vivacità giovanile straordinaria a ricordare il suo incontro, ripeto, vero o presunto, con il vescovo Rinaldi. Ricorda di aver ricevuto il sacramento della cresima nel suo paese a Poggio Vitiano. Era il 2 maggio 1940, cioè era l'anno in cui hanno riempito il lago, credo, no? L'invaso, e in cui il monastero è stato ricostruito qui a monte. E dice che siamo nell'85, no, nel 2015, e qui ricorda una roba del maggio 40, e dice: mi sembra di risentire la sua voce tonante del declamare ciò che lui pubblicava anche nel giornale diocesano L'Unità Sabina. I suoi articoli trattavano di molti argomenti. Quando poi parlava alle mie suore, diceva: sì, care figliuole, voi vivete nel monastero, nel silenzio, pregate, fate penitenza,
ma non vi rendete conto dei bambini che vivono in questi paesini del Cicolano, che non sanno distinguere la mano destra dalla sinistra e non sanno farsi neppure il segno della croce. Allora uscite, andate nelle chiese, nelle piazze dei paesi, a insegnare il catechismo e fare apostolato. Il commento di Margherita è la stessa cosa oggi dice il Papa Francesco. Allora, a me è venuto il dubbio, facendo il mestiere di artigiano che studia il passato, che questo lei abbia messo in bocca al vescovo parole, anche suggestioni, ma che siano le sue convinzioni, il suo programma di vita. Ecco, però capite che importanza. Noi tutti siamo, almeno molti di noi, sono attratti da quanto Papa Francesco comunica, dice, cerca di dire. Ecco, ma alle volte bisogna anche pensare che pure quello che dice il Papa non è il vertice di una, non è una piramide capovolta, cioè è il vertice di una piramide, ma con le cose che nascono dal basso, nascono senza che vengano strombazzate in giro per il mondo, senza che si faccia un dibattito televisivo da uno dei vari, roba che ormai non si parla più italiano, li chiamano talk show, che vuol dire semplicemente, una volta si chiamava dibattito, incontro, tavola rotonda. Ecco, c'è un fermento nella realtà delle cose che per chi è credente è il fermento del Vangelo, che non ha delle strade predeterminate, che vive dove vuole lui. Lo Spirito, si diceva un tempo, soffia dove vuole. E noi dobbiamo, credenti o non credenti, non importa, capire che comunque quel soffio dell'Evangelo è soffio di vita delle persone. Io mi sono stufato dei laici, dei chiericali, sono categorie del passato. E il Vangelo è qualcosa che opera a beneficio di tutti. Che uno poi creda o non creda sono fatti suoi. Ma che ci siano dei fermenti di sopravvivenza. Nell'Antico Testamento c'erano, non mi ricordo quanti erano i giusti, Francesca? Ma forse 7, 5, non so. Ma badate che persino i poveri montanari delle mie valli, del Pinerolese, nel secolo XIV, quei quattro gatti che predicavano il Vangelo autonomamente, dicevano: se non ci fossero questi giusti, il mondo sarebbe già morto, perito, distrutto. Ecco, allora individuare i giusti è un'opera di revisione di noi stessi, di umiltà e di uscire dallo conformismo mentale dei tifosi del Milan e dell'Inter, tanto per prendere due posti lontani da qua. No, io faccio il tifo per questo, io devo cercare di usare il cervello. E Margherita aveva usato il cervello per elaborare una strategia di trasformazione del monastero di Santa Filippo o di San Pietro in qualcosa di vivo, altrimenti questo monastero sarebbe diventata come una delle malinconiche dimore che ha studiato il professor Marinelli, che è un termine bello, mi commuove, poetico, ma questa stessa riunione non sarebbe stata possibile. Margherita ha trasmesso vitalità, vita. E visto che Cacciotti parlava di tradizioni francescane, eccetera,
ricordate che frate Francesco d'Assisi, quando si propone di vivere, di cambiare vita, dice che lo stesso Altissimo gli rivelò che doveva vivere secondo un Formam Santi Evangelii. Non doveva andare in televisione, fare un libro, trasmettere un programma, fare un trattato di teologia. Doveva vivere secondo un Formam, e anche la regola, ec est regula et vita fratrum minorum. E questa è la dimensione, secondo me, innovativa, sempre perennemente innovativa del Vangelo. Non un insieme di norme, di dogmi, no, non a caso, badate, Papa Francesco non parla mai di teologia, esplicitamente, perché sa che i 350 teologi italiani, i 3500 teologi asiatici, i 4500 teologi del Sud America e i 3 teologi africani gli farebbero un casino che non finisce più, no? È la sottigliezza, ma Papa Francesco propone la vita evangelica, la vita evangelica. Ecco, in questo senso allora Margherita può dire è lo stesso che dice Papa Francesco. Secondo me lo dice anche con un po' di soddisfazione personale. Ma allora, questo luogo, per questo luogo Margherita crea, si inventa un disegno, ma che credo che sia un disegno in divenire, in fieri, non sia una roba elaborata a tavolino. E Margherita capisce che c'è bisogno di un fondamento forte per il suo progetto, e il fondamento forte ce l'aveva in casa Santa Filippa Mareri. E quanto si è impegnata, quanto ha fatto, quanto ha rotto in giro per l'universo per avere il riconoscimento ufficiale, canonico della Chiesa Romana. Perché il nome santa o beata a Filippa Mareri compare già ai tempi di Innocenzo IV, se ben ricordo. Ma non c'è mai stato un processo canonico, una dichiarazione. E lei consulta a destra e a manca tutti quanti, prepara i dossier e credo spenda anche una certa cifra perché arrivi il riconoscimento della santità. E questo riconoscimento arriva nel 2007, se ben ricordo. E la prima cosa che fa Margherita è telefonare ad Alvaro Cacciotti per dirgli: stai per pubblicare gli atti su Santa Filippa, fica dentro anche il decreto, come cavolo si chiama, della Chiesa Romana, del Cardinal Bertone, se ben ricordo, no? Ecco, nel 2007 il suo sogno fondativo si realizza, ma per arrivare a quel sogno non solo ha coinvolto giuristi, canonisti, archivisti, ha fatto in progress 3 convegni, è andata a stimolare non a caso le giovani studiose di santità femminile medievale dell'Università di Roma, cioè la Edith Pastor e Sofia Bösch-Gaiano. Quindi è una... E poi Alvaro Cacciotti, perché nel 2003 gli ha suggerito insomma, il convegno di Grecia. Quindi c'era un disegno preciso, avere la santa come fondamento, ma non era un ragionamento cinico. Secondo me lei aveva una vera devozione per Santa Filippa Mareri, che univa alla origine cicolana, ma con l'apertura universale che la santità, secondo lei e secondo molti, ha. Questo era il primo grande disegno. Il secondo disegno era sociale, culturale, molti ne hanno parlato, non sto a ripetere, ma sono molto belle le foto anche di questo
di questo libro con le giovani del Cicolano che vanno alle colonie, come gli operai della Fiat, come gli operai della Pirelli, eccetera, no? Quindi viveva la... Poi i suoi maneggi con i democristiani per tante cose, ma andava mica a fare i maneggi con i comunisti, oltretutto non avevano le colonie. E il secondo disegno è un disegno socioculturale e il terzo disegno è la consapevolezza che rimanendo nel Cicolano c'era il rischio del, mi pare che si dica, entropia. Tu che sei laureata in fisica tre volte, quante volte ti sei laureata? No. Che si consumasse, cioè che l'energia nuova si consumasse qui all'interno. Allora bisogna affacciarsi fuori, e si affacciava agganciandosi a un frate, a un vescovo, quello che gli... E poi ovviamente per rispettare le radici, vero o no, non importa, francescane, l'ambizione massima è arrivare ad Assisi, e lì c'è il processo di avvicinamento, no? Si parte da un paesetto che si chiama Costano, poi si arriva a Santa Maria e poi si va un po' anche a Bastia. Ah. Ecco, ma essere a 200 metri dal chiesone che contiene la Porziuncola era arrivare al cuore. Arrivare al cuore di chi ha l'idealità cosiddetta francescana, che poi è abbastanza ampia, no? È proprio per questo, come si chiamava Enrico il nostro frate? Il frate cappuccino era? Un minore. Recentemente dalle suore francescane di Santa Filippa Mareri di Assisi è arrivato uno che io sento mio fratello, ma senza averlo mai conosciuto, fratello interiore. Era un povero frate minore che era ignorante, figlio di ignoranti, e che i frati non hanno fatto studiare, l'hanno tenuto frate laico, che ha sempre pulito, passato lo straccio nei conventi. Quest'uomo è poi morto l'anno scorso di tumore a 63 anni. E quest'uomo aveva messo via euro dopo euro per pagarsi il viaggio ad Assisi per andare da San Francesco. Ignorante, no? E non lamentava niente, ma aveva questa idealità assoluta. Non ha voluto che la provincia gli pagasse il viaggio, niente, se l'era pagato lui, come fanno i poveri, un euro per volta, 50 centesimi, fino a quando aveva quel piccolo gruzzoletto. E quello che a me è parso meraviglioso è che abbia scelto come luogo di ospitalità le suore francescane di Santa Filippa Mareri. No? È un simbolo, però è un simbolo forte per capire come i valori religiosi nell'epoca della post-laicità, tanto è post tutto ormai, no? Siamo post-comunisti, post-democristiani, post-socialisti, post-preti, post-suore, ecco, ma in questa epoca post ci sono valori di vita straordinari, straordinari, che piccoli gruppi di persone, uomini, donne, gruppi misti possono dare senza passare per i canali della cacciara, della fama, della comunicazione, ma passano attraverso i canali della vita. Ed è interessante, e poi più o meno posso chiudere.
ed è molto interessante quello che ancora nel 2015 Margherita scrive, ricordando se è vero o non è vero, ma che comunque non ancora in questo monastero, perché è prima della dissoluzione, le monache negli anni 38-39, secondo lei, non avevano niente da mangiare in questo posto e ritornavano a casa, tanto erano tutti qui dal dintorni, no? Per poter sopravvivere. Allora le acque che hanno sepolto il vecchio monastero sono acque bibliche, perché hanno rinnovato e i doni della vita si sono rinnovati. E poi questo stesso locale in cui siamo ha una storia bellissima, è un dono della vita. Quando hanno fatto non è una superstrada, ma è una bella strada, insomma, molto, molto bella, molto panoramica, dovevano passare per terre del monastero, quelle povere terre, perché poi qui non è che ci siano terre che generino chissà che cosa. E naturalmente la ditta autostradale che doveva fare la strada ha proposto la vendita, non l'acquisto. E Margherita, che aveva il cervello, che avrebbe fatto probabilmente anche la manager di qualche multinazionale, dice: ma no, perché non ci fate il teatro? Oh, sembra una balla da niente. Adesso con un fascio teatro dice: ricorriamo ai fondi europei, non è così? Cioè andiamo nel mito dell'assurdo. Ecco, ma c'era questo senso di consapevolezza della terra. Adesso tutti parlano di territorio, anche Francesca prima. Io di questo termine c'ho paura, perché il territorio è asettico, è istituzionale, è giuridico, ma la terra è quella nella quale i miei nonni, mio padre, molti vostri nonni o bisnonni hanno messo la zappa, le mani, i piedi. C'è tutta la concretezza divina del terreno, no? Infatti c'è anche una roba anche Francesco, io non leggo tutto perché ormai gli occhi sono stanchi, ma anche in qualcosa di Francesco ho letto che questo senso concreto della terra. Io non vivo in un territorio, io vivo in una terra, quella che i tedeschi chiamano Heimat, quella in cui io sono io, in cui mi riconosco, in cui c'era mio padre, mio nonno. Ecco, anche la forza di questa terra, del Cicolano, che io non conosco abbastanza, ma è evidente guardandosi intorno che ci sono delle caratteristiche che non si possono negare. Ma questi insediamenti di sommità, che destino avranno? Che cosa significheranno? Che cultura produrranno? È quello che capita anche sui paesi di montagna delle mie parti, dove io ho insegnato da tanto, per un po' di anni, dove non ci sono più bambini, dove si fa le vacanze, no? Dove si va in vacanza. Ed è interessante, badate, non so se sentite i telegiornali italiani, da un po' di tempo ci stanno martellando, finalmente gli italiani possono andare al mare perché è finito il Covid. No, gli italiani possono fare qualcosa, no? Possono andare in discoteca. Oh, finalmente ci hanno aperto le discoteche. Se dicessero: ah, oh, finalmente ci hanno aperto le biblioteche, ci hanno aperto gli archivi, ci hanno aperto i musei, no? Ci hanno aperto la vita. Ecco, io avrei finito, dovrei dire tante cose, dovrei fare anche gli elogi
di tutti i collaboratori, mi ero contato, ma adesso non mi ricordo più, devo aver perso il foglio perché sono un po' pasticcione. No, ma ce l'ho. Non date retta alla mia falsità retorica. Ecco, faccio i complimenti a tutti quelli che sono intervenuti. Si potrebbe fare un lungo discorso su Margherita e il maestro Margherita, qualcuno ha scritto, no? A parte che il maestro Margherita è uno dei più grandi romanzi scritti nell'Ottocento, che vi invito a leggere. È scritto da un ucraino, ma che viveva in Russia, quindi forse in questi tempi sarebbe opportuno. Ecco, il maestro... Perché comunque il maestro non era un uomo semplice, essendo un maestro. La seconda moglie, credo, che era russa, se non sbaglio, o polacca, non mi ricordo più. Polacca? Russa, Era una persona anche lei non semplice, ma avevano trovato questa... Vincenzina, che faceva da loro da segretaria, da... E tutto, in un mondo dove giravano dei soldi, non è che non girasse, perché la signora badava agli affari del marito, badava bene, infatti lo costringeva a dipingere anche quando non voleva, pare, queste sono facezie, non sono facezie, ma sapete, i miti girano. Ecco, però è interessante, anch'io la prima volta che sono arrivato qui ho visto De Chirico, ho detto, ma De Chirico che ci sta a fare? Ma quello che mi ha stupito più di tutto, e lo dico a chi di De Chirico è un giusto, fa giusto, ha un'opinione molto buona, eccetera, che De Chirico e la moglie andavano in vacanza nella casa di Vincenzina. Allora, magari con un macchinone extra lusso. Ecco, però vedete, questo ci dice che tagliare la realtà a fette è sempre sbagliato, perché l'umanità, anche il peggiore dei cardinali atei che ci sono stati in passato nella Chiesa, quando si trattava di valori proteggevano le persone evangeliche, e invece noi diciamo quello lì è così. Mai fossilizzare in giudizi, dicono gli intellettuali, tranchant, che vuol dire tagliati col coltello, la realtà, che è molto più ricca, molto più affascinante, molto più vitale di quello che gli interessi, la pochezza, la non voglia di pensare e il conformismo impongono. Ecco, Margherita e chi è venuto dopo di lei, perché comunque chi è venuta dopo di lei sono almeno tre, credo, le madri generali. Com'è? Quattro madri generali, ormai battiamo all'asta. Guardate che fare la madre generale dopo Margherita non era facile, era molto difficile. Ci sono due bravi studiosi che tanto tempo fa, giovani, hanno fatto un libro, Francesco d'Assisi, L'eredità difficile. Ecco, io direi Margherita Pascalizzi, L'eredità difficile. Grazie e buonasera a tutti. È da elaborare. Molte volte, ascoltandolo, è stato detto, non va commentato, va elaborato e digerito. Parola al presidente della provincia. Non vedo l'ora di leggere il libro, lo dico in maniera sincera, perché immagino che tra quelle pagine ci sia la storia della nostra terra raccontata da una visione che è sì dentro il Cicolano, ma che ha assorbito nozioni esterne. Quello che riconosco nella vita di Madre Margherita è la propria lotta
nei confronti dell'alfabetizzazione del Cigolano e della cultura. Ricordavo pochi minuti fa con Francesca, ero curioso di guardare le foto perché mia madre ha studiato qui e quindi credo che questo istituto e soprattutto la lungimiranza di Sua Margherita ha dato la possibilità a tante giovani persone che venivano evidentemente da realtà economicamente difficili, soprattutto dopo la guerra, di studiare e di dare un futuro ai propri figli, e cioè alla mia generazione. Quindi dobbiamo essere grati a chi ha lavorato, a Maria Margherita, e a voi che portate avanti questo lavoro in maniera difficile, un'eredità difficile, ma in maniera egregia, perché il lavoro che si fa qui dentro non si confina soltanto all'interno della vostra missione di fede, ma comunque siete sicuramente e spesso è capitato di confrontarci qui anche politicamente per individuare quelli che sono poi gli obiettivi che la politica deve porsi per la terra del Cigolano, ma anche la solita battaglia della cultura che non deve mai finire. Quindi vi ringrazio perché mi avete fatto passare una bellissima domenica. Grazie. La risonanza più evidente nell'ascolto di tutti gli interventi è veramente l'amore alla vita che ci lega tutti e di cui Madre Margherita è stata un'espressione forte, forse in certi momenti anche ingombrante, ma per il bene. E allora chiediamo di veramente saper raccogliere la sua eredità difficile per continuare a viverla in un oggi che è complesso, ma in cui la vita ha bisogno di continuare a scorrere. E per chi non avesse ancora il volume, le sorelle all'esterno sono disposte a donarvelo, a consegnarvene una copia, in modo tale da poterlo gustare e da poterla conoscere attraverso le pagine e i ricordi che sono stati scritti di lei. Grazie a tutti.